Ancora raid su Gaza, colpita la città di Rafah, razzi dalla striscia su Israele. Nel pomeriggio al Consiglio di sicurezza dell'ONU un nuovo voto per il cessate il fuoco. Giovan Battista Brunori. La mia sensazione è indescrivibile. Ieri stavo pettinando i capelli a mia sorella, le ho preparato la cena, l'ho accompagnata a letto, poi stamani mi sveglio e non c'è più Fatima. Fatima è morta. Sono almeno 29 le vittime, tra le quali donne e bambini, del nuovo bombardamento israeliano su Rafah, nel sud della striscia, colpiti tre edifici residenziali. Drammatica la situazione degli sfollati. Combattimenti infuriano anche a Khan Yunis, dove i soldati israeliani sono stati bersagliati da missili anticarro. I soldati hanno risposto al fuoco, uccidendo diversi miliziani di Hamas. Si combatte anche a nord, dove Hamas oppone una forte resistenza. 13 le vittime nel campo profughi di Jabalia. In questa clinica, a Shajaia, trovati fucili d'assalto e munizioni, ingressi di tunnel. E intanto ripartono le trattative per arrivare alla liberazione degli ostaggi. A Varsavia, nuovo incontro tra il capo del Mossad, Barnea, il capo della CIA, Burns, e Mohammed Al-Thani, il premier del Qatar. Tre ostaggi anziani, in questo video pubblicato da Hamas, chiedono di essere liberati. Secondo fonti egiziane, l'organizzazione terroristica avrebbe rifiutato una proposta israeliana di liberare membri di Hamas in carcere, in cambio di donne soldato e ostaggi maschi.